In questa edizione apriamo innanzitutto con un film che viene direttamente da Cannes, opere prima e seconda italiana, logicamente il nostro concorso, che è Dopo la guerra di Anna Rita Zambrano, che sarà con noi ed è un film in concorso ad Un Certain Regard 2017 e quest'anno ce l'abbiamo in anteprima regionale, ha solo fatto un altro festival e non è ancora uscito al cinema. Abbiamo anche un'altra anteprima nel concorso, abbiamo tante opere prime e seconda italiane, io scelgo sempre rispetto alla bellezza e non all'uscita, però quest'anno abbiamo anche un'altra anteprima non uscita al cinema che è Taranta on the Road, che ci ha scelto Repubblica tra i 60 migliori festival dell'estate, sono solo 9 i festival scelti di cinema in tutta Italia e ci siamo anche noi. Giuria lungometraggi Fabio Ferzetti, Maria Sole Tognazzi e Giallini. Giuria cortometraggi Sartoretti, ho capito molto amato Andrea dalle ragazze, Isabella Rizza e Simonetta Menta, costumista anche di Fortunata e produttrice siciliana. Volevo dire che ci sarà anche Isabella Aragonese a cui daremo un premio in contemporanea con cinematitaliano.info alla migliore interprete indipendente dell'anno, perché quest'anno ha dimostrato veramente di diventare una grande, grande attrice. Filo conduttore è Vite Ribellione, il filo conduttore me lo dà sempre il cinema e la documentaristica italiana, perché il cortometraggio è un concorso internazionale che scelgo. Vite Ribellione perché viviamo un momento di passaggio dove sappiamo benissimo che a livello sociale ci sono tantissime problematiche e il cinema italiano sceglie di parlarne a gran voce. Un festival che continua a crescere, è giunto alla sua 9ª edizione, un programma assai ricco, ma soprattutto anche tematiche importantissime, quindi temi di scottante attualità, l'anteprima internazionale del film del regista messinese che parla e racconta la vita del padre di frontiera, potremmo definirlo, padre Palmiro Prisutto, che parla dei problemi legati all'inquinamento derivante dall'industria nella zona di Augusta, quindi un tema che ci riguarda fortemente da vicino e che è giusto che un festival come questo, che non è solo intrattenimento, tratti e che inviti alla sensibilizzazione di un pubblico che diventa ogni anno più vasto.